il mio marito mica lo sa che mi vesto così, io infatti vabbè tiglio, non ho così, a un certo punto si siede Nicoletto e Cagli fa, Nicoletto non c'è il pantalone, e che vuoi dire, si schiudi le gambe, dice vabbè tanto gli metti i mutantoni, e poi faceva così, comunque faceva un po' stile, il marito che stava là in platea faceva la mamma di Michele, signore normalmente non è questo, perché è sua moglie, dice sì è mia moglie, c'è bella figura e insomma non c'è stato un momento così e non parliamo delle vie donne che hanno fatto sedere dietro una donna cristiana e si doveva concentrare sul monocolo e che doveva stare lì in teoria doveva avere tutte persone che l'aiutavano a concentrarsi dietro gli hanno messo un plotone di esecuzione la mamma di Katia altre due o tre signori che facevano yoga hanno parlato di virus intestinali a me mi è preso proprio brutto a te come ti è preso quante volte ti è capitato oggi a te tre a me quattro e mezzo allora poi io esagero signore come quattro e mezzo no perché quel mezzo è stato una fregatura allora volevo a un certo punto cambiare posto io ho detto magari mi fanno concentrarsi in un monocolo, no? Così la mamma di Michele faceva, si vede che sono lieti, sono proprio infatenti. Che dico, signora, lei da dove viene? Io vengo da Scanno, conosce Scanno? Beh, non è lo Scanno, non è lo Scanno. Allora dice, io sono la mamma di Michele, l'attore non americano, però io vengo da Scanno, sono così, signora, qua c'è stata una tresca, gli ho fatto. Magari l'americano l'hanno prima raggiunta a Scanno. Allora, cioè, comunque, Michele è tanto bravo, tanto buono, mia nuora un po'. Allora, la nuora in quel momento è venuta, si è inginocchiata, vicino alla mamma di Michele, e ha fatto, mamma, stai sola? E lei ha fatto, che ti frega? Che domande scemo che fai, non lo vedi, sto sola? Dici, però c'hai l'attrice vicino a te e indietro c'aveva il plotone di esecuzione che parlava il virus intestinale mamma di Michele faceva solo mamma di Michele è un buono poi mi ha detto lei c'ha la faccia da Madonna sembra un quadro dipinto da San Luca non so così e c'era la moglie di Michele e faceva a me in 40 anni non mi ha mai detto un complimento a un certo punto gli ha fatto dici ti lascio qua sola, me ne va, se c'hai bisogno chiamami, ma così una cristiana in platea, come fai a chiamare la nuora in un pezzo? Se c'hai bisogno chiamami, quello che guarda è da scendere. A un certo punto Francesco quest'anno è stato abbastanza calmo. Quanto ha detto a Michele tu mi guardi via una carriola allora qualcuno ha detto guarda, piglialo e buttalo allora dice quanto è entrato con il microfono allora il playback allora era proprio questa sta cosa sta sopra e poi mi faceva levate e ci fate concentrare e abbiamo anche detto guardate che lui che canzi vabbè però è meglio registrare levate allora Michele poi parliamo anche del suggeritore ecco il suggeritore suggerisci tu quando è? Non so dove stanno come non sai dove stanno non lo so perché saltano poi ritorno lo sai che faccio me ne frego Nicoletto c'era la vernice nera che grondava e era
un certo punto i più tranquilli che è le new entry, i ragazzi che lui dice basta che mi danno l'ultima scelta, a me non posso fare niente, io voglio solo quello. Intanto Mario faceva sì però è bello vedere fa il bello con la faccia degli altri, noi ci andiamo e tu entri dopo e ti butti per terra. Allora c'era anche l'altro new entry, moglie e marito, la moglie diceva vuoi capire quando sei emozionato che devi fare? No, devi andare dietro al corteo. Allora io ho detto guarda, è il miglior modo per iniziare, tu ti accodi, ti arrivi, ti prendi, c'è sempre uno che sbaglia prima di te e tu c'è di te.